Il metodo è sempre quello. Do un primo tratteggio. A tutto ciò che è scuro, tranne le zone più. Forse prima di dare tratteggio, almeno ne prendo appena appena nota. Di qui c'è un'ombra. Qui c'è un'altra ombra che c'ha peraltro pure una forma. Qui c'è un'ombra, anche lei c'ha una forma, sono ombre diciamo importanti, anche qui c'ho un'ombra così, qui c'ho una vaga luce perché questo è tutto in ombra, qui c'ho una vaga luce e anche qui c'è una vaga luce, ne prendo nota perché mi fa comodo. Qui mi ritrovo che c'ho un riflesso piuttosto importante. Che è di questa castagna qui e anche qui c'è un riflesso almeno accennato di quest'altra e poi qui c'ho delle linee verticali di ombra che metterò. Qui c'è un'ombra piuttosto importante che sta qui così e anche qui ce n'ho un'altra. Sul beccuccio c'ho una bella separazione così fra luce e ombra e poi c'ho una fascia bianchissima mentre qui c'è del grigio. Qua questo l'ho preso e qui c'ho un'altra ombretta di questo tipo. Sopra c'ho la cerniera di questo oliatore. Che nel tappo il tappo si apre è perché così ci si può mettere l'olio dentro. La cerniera c'ha questo tipo di forma e qui c'è un'ombra, ma ci penso dopo. Dopodiché qua a partire da questo c'è una vaga ombra che fa così. Continua qui perché c'erano due luci, una che veniva da qua, una principale che veniva da qua, che si vede in questo punto, no? In questo punto. Qui c'è il punto di massima luce. Però ce n'era anche una luce secondaria che si vede qui. Che era più ambiente qui comunque, quindi qui c'ho un'ombra portata in questa posizione che deriva dalla luce che arriva da qui e l'altra portata in questa posizione che arriva fino a qua, scende giù e qui si vede l'ombra portata del beccuccio. Ok. Allora adesso comincio a dare un leggero. Adesso separo un po' l'operazione, perché prima do un leggerissimo, cioè prima faccio stagliare tutta la forma piena, è come se lavorassi con una specie di nota in qualche modo. Perché far stagliare tutta la forma mi dà degli indizi quando ancora è tutto molto vago rispetto alla correttezza del disegno e delle proporzioni. Quindi, siccome sto ancora con dei tratteggi così leggeri, spero che si vedano. Queste castagne sono in ombra, quindi già posso passarci sopra. Tranne questa zona qui, quindi questo qui è tutto in ombra, tranne che qui c'è una zona illuminata. E anche questo è illuminato, questo comincia a separare le luci dalle ombre.
fondamentalmente qui c'è una zona più luminosa, me la segno, però faccio già anche un accenno di ombra portata. Qui dietro c'è un'ombra, questa è un'ombra portata sullo sfondo, anche questa già me la segno leggera leggera. Qua dentro c'è del grigio e qui continuo. Per adesso non entro nei dettagli delle ombre dell'oliatore, perché me lo separo, che farei la stessa cosa anche se lavorassi col pennello, o quando lavorerò col pennello. Come vedete, lavorando con il fianco della mina si vede molto di meno il tratto. A me voi quasi non vedete niente, perché comunque la ripresa ha i suoi limiti. Detto questo, comincio a ragionare che qui comunque è scuro. Qui è scuro un po' al centro ed è questo lato è più scuro. Questo l'oggetto è la castagna. E di nuovo, se avete disegnato l'uovo, quello che sto facendo è piuttosto chiaro. Qua sotto c'è un po' d'ombra, qui c'è tutta questa zona in leggera ombra, non so, queste non sono le cose definite, le ombreggiature definitive, sono le impostazioni delle ombreggiature. Però già se date un'occhiata vi rendete conto che sta prendendo forma in maniera efficace. A questo punto, comunque, prendo nota. Anche perché incrociando, vedete, prendo nota della forma del dell'ombra portata sullo sfondo. Ok, anche qui un po' di più. All'inizio mi conviene rimanere più possibile sul vago, e invece la tentazione che ci viene a tutti è di buttarci sui particolari e andarli a rifinire, ma questo a parte ci farebbe lavorare molto di più, perché rifiniremmo molti più particolari di quelli che sono necessari. Qui posso scurire ancora ulteriormente. Volendo, qui potrei cominciare a definire alcune ombre che sono fondamentali. Per esempio qui ce n'è una, qui sotto ce n'è una, questa. Oh, vedete che prendo la direzione dell'ombra, faccio un tratteggio, si chiama tratteggio modellato. Definisco sempre il minimo indispensabile. Già sto facendo troppi particolari.
ombra di contatto. Chiaramente andare a cercare tutte queste variazioni di luce e ombra mi fa capire molto bene dov'è che così familiarizzo con questo gioco di luci, riflessi, ombre, e questo quando dipingerò, specie se sono un principiante, è un ottimo. È un'ottima cosa. Vedete come la forma viene fuori dalle forme negative, dal ritaglio che mi dà il gioco di rapporti fra le luci e le ombre. Ok, ho fatto anche troppi particolari. Quando mi accorgo che faccio troppi particolari, vado a lavorare da un'altra parte completamente, perché sicuramente da altre parti è sbilanciato. Per esempio, qui è tutto sbilanciato. Ho esagerato.
E via così, questo qui è il processo, ovviamente poi qui. Adesso io mi fermerei perché... Ma credo che il processo di gestione delle luci e delle ombre di questo studio però come vedete se mai mettersi a cercare di insistere in certi punti per ottenere delle definizioni che poi in realtà ammazzano il disegno.